Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andrelin Cremantone e benvenuti in questo nuovo video di Super Mario Maker 2. Qualche tempo fa ricevetti un codice da un mio fan che mi chiedeva se volessi provare un suo livello. E io risposi, certo, manda pure il codice. E mi ha detto che questo livello è troll e continua ad imparare. Ora, io non so se dicesse che io dovessi continuare ad imparare o il livello continuasse ad imparare, che è un po' improbabile, quindi penso che stessi dicendo a me. Ad ogni modo, andiamo a inserire l'ID di questo livello e vediamo di che si tratta. Me l'ha mandato diverso tempo fa, più di 4 settimane fa, e non l'ho ancora giocato, quindi... Learn by learning. Ok, quindi sì, continua ad imparare. Quindi direi di giocarlo. Percentuale di successo 2,30%? Ok, è un po' strano. Deve essere allora difficile. Vediamo un po'. Impara imparando. Beh, mi pare giusto. Ok, lì c'è un Goomba. Boh, iniziamo dalla pipe, iniziamo. Senti, già qua impariamo male perché non neanche fa il wall jump. Ora, non è per dire nulla, però... certo, ti piacerebbe, eh? Oi, 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 quelle mo risalgono. Ah no, aspetta, mi dice che devo andare giù? Proviamo un attimino... Ok, grazie che mi uccidi, meno male. Perché molti che fanno troll non mettono un anti-soft lock, quindi alla fine sei forzato a morire malissimo. No, sono tutte così, ma... Aspetta. Impariamo ad aspettare. Oh, per fortuna non ho saltato troppo in alto. Ah, quindi il cannone dà il funghetto. Perché l'ho fatto? Perché sono ritardato? Infatti, vedi? Mannaggia la miseria. Dammi il funghetto, su. Grazie, basta che non sia allucinogeno, eh. Ah, perché c'è sotto che ti va il blocco, lo spiny. Ok, sì, non so perché ho saltato nonostante io mi ricordassi... Grazie, mi ricordassi che ci fosse... Oh, cavoli! Cosa? Che... What? Ah, ho capito forse! Che lo vedevo che attiva... Che ho visto la palla di ferro che attivava... I blocchi spinosi, quindi devo andare di qua... Perché non mi vedi di là? Oh. Ah, bello, bello, mi piace, mi piace. No, ok, grazie, perfetto. Ma perché non mi ha visto di là? È strano. Bah. È ovvio. È ovvio. Io non è che gioco molti livelli troll a Super Mario, anzi. Preferisco evitarli se posso. Poi però quello era così ovvio. Ok, a destra, a sinistra. Non ha funzionato. Vai un po' a capire perché. Cioè, è una cosa facilissima capirlo perché. Ok. Ah, giusto. Andare qua. Perfetto. Ora sì. Andiamo di qua. Vorrei un attimo capire ora cosa succede qui. C'è la molla che mi manda super veloce. Però. Ok, mi dice di stare qui sotto. Ah. Pensavi una seconda volta, eh? Mi domando ora quale altro troll mi lancerà contro. Perché non può finire qui.
Beh. Wow, no, 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 no. Te lo scordo. Direi che è andata bene. È andata male questa parte. Queste cose io le odio nei troll level, ovvero le aree con il soft lock. Meglio così, perché nel caso dovessi sbagliare un'altra volta. Avrò fatto bene? Sì, ho fatto bene. Perfetto, entriamo. Ok, va bene. Perché non ho attivato il blocco lì? Madonna. Ma perché sono scemo? Aspetta! Ci potevo saltare sopra senza... Non posso sbagliare ora. No? Eccolo, tanto semplice era. Anzi, al primo... Oh! Oh! Al primo try era da fare quella. Questo che fa? Ouch! Stavolta no. Stavolta aspetto che scada il tempo. CP1? Proprio no. Ho capito ora perché mi rimanda a checkpoint 1. Ho capito ora. Ho capito ora. Ho capito ora perché. Ho capito ora. È facile. Ho capito. È molto semplice il motivo per cui mi rimanda al checkpoint 1. Ed è giusto, in effetti. Vedi, io ora attivo questo, no? Notate bene, ve lo faccio anche notare perché. È molto semplice in realtà. E qua corriamo. Ora guardate bene. Vabbè, qui non serve a nulla. Prima l'ho fatto scattare, ma non ho visto cosa è uscito. Vedete qui ora? Questo è blu. Il che vuol dire che il cannone è attivato. Io ora, se prendo il checkpoint, prendo anche la stella. Dovevo fare un salto a parete, non l'ho fatto. Sono stupido? Molto. Però insomma ho capito perché non potevo prendere come tornare a checkpoint 1. Vai. Insomma, ho capito come risolvere il livello. Ora. Vedi? Tac. Vai, 4 one up. E vai. Bello, mi è piaciuto come livello, molto carino. Bravo davvero. È un troll molto leggero rispetto ad altri che ho giocato. Un quarto d'ora, ma pensavo di più veramente. Molto molto bello, complimenti. Complimenti Mattifax, molto bello. Tacchete, va. Ti meriti proprio un cuore. Va bene Cucci, per questo video è tutto. Non cercherò di prendere il record mondiale, anche perché... Però quasi quasi no, una prova la faccio. Magari solo per migliorare il mio. Ok, quindi questo se lo si fa al primo tentativo... È molto più facile. Bello. Ci ho messo 90 secondi, quindi... 1 minuto e 30, 1 minuto e mezzo. Ma sono secondi veri quelli di Super Mario? Mica l'ho mai capito.
Sì, no, perché il primo Super Mario ti va ad una velocità 2 secondi e uno della vita vera, quindi 2 secondi del gioco. Ad ogni modo, Cuggio, per questo video è tutto e come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione che c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti ed anche fotine piuttosto particolari, ma roba comunque sia di collezionismo e cose varie come sempre. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi e ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!